Ciao ragazzi, sono Master Wallace. Oggi un video un po', se vogliamo, complicato, complesso, ma interessantissimo, e cercherò di rendere semplici alcuni concetti difficilissimi. Parlerò dell'entanglement quantistico e del suo significato nella nostra vita, nella comprensione dell'universo e anche dell'immortalità stessa, se vogliamo. Chi non ha conoscenze, quantomeno anche così superficiali, di meccanica quantistica e fisica quantistica, farà un po' fatica a capire queste cose, ma io con degli esempi molto semplici cercherò di rendere abbastanza chiare, ok? Allora, entanglement significa in inglese, il significato non è proprio molto preciso, però più o meno significa ingarbugliato, imbrigliato. È un fenomeno riferito a certe qualità delle particelle che, qualora sono correlate fra loro, cioè hanno una correlazione, succede che a qualsiasi distanza sono, anche agli antipodi dell'universo, ogni cambiamento che ha una particella avviene istantaneamente anche nell'altra, istantaneamente, anche se sono distanti 15 miliardi di anni luce, avviene istantaneamente. Questo è sconvolgente. Pensate che all'epoca Einstein, su questa cosa qui, naturalmente non la riteneva possibile, in quanto, secondo la sua teoria della relatività ristretta, nulla può viaggiare più veloce della luce, per cui il messaggio che le particelle si inviavano, qualsiasi messaggio fosse, non aveva tempo di arrivare, cioè la particella, quando cambiava stato, per avvisare l'altra, mandando un qualsiasi tipo di segnale, di messaggio. Se si trovava a 15 miliardi di anni luce, dovevano passare 15 miliardi di anni prima che il segnale arrivasse. Invece no, questa cosa avviene istantaneamente. E lui questa cosa non riusciva a accettarla e si oppose, fece anche degli esperimenti mentali per giustificare questa cosa in un altro modo, ma la verità è che non solo questo fenomeno esiste perché le equazioni lo dimostravano, ma poi anche a livello sperimentale, e questo fenomeno è stato dimostrato a livello sperimentale, prima col famoso teorema di Bell e poi con i lavori di laboratori più sofisticati di Alan Aspect, ma lasciamo stare queste cose. Voi dovete capire che poi questa cosa è stata provata sia dal punto di vista matematico-teorico che sperimentale. Quindi Einstein, su questa cosa non riuscì mai a accettarla. La sua famosa frase era quella che diceva: la Luna sta lì anche se non la guardiamo, ma nel mondo delle particelle non è così. Nel mondo delle particelle, se noi non guardiamo quella realtà, non la osserviamo, quella realtà non c'è, c'è solo lo stato potenziale, ma non esiste in sé. Ecco, adesso con un esempio molto semplice vi faccio capire questo concetto, poi da qui ne trarremo delle implicazioni filosofiche per una visione del nostro futuro e della nostra immortalità. Allora, questo è un esempio molto semplice che vi fa capire il concetto. Voi prendete due scatole di cartone, tipo quelle da scarpe, no? Due scatole assolutamente uguali fra di loro. In una scatola ci mettete un palloncino colorato, gonfio, piccolino, gonfio di colore rosso, e in un'altra ci mettete un palloncino di colore verde. Bene, poi chiudete le scatole, le mischiate in modo che non potete più riconoscere dove stavano i palloncini, e poi a un certo punto, a vostra libera scelta, sembra quasi un gioco di prestigio, sapete che Master faceva anche il mago, e voi aprite una scatola e troverete uno di due palloncini. Poniamo che voi, aprendo una scatola, trovate il palloncino rosso. Istantaneamente voi sapete, realizzate che nell'altra scatola c'è il palloncino verde, cioè non avete bisogno di aprire la scatola, sapete che lì c'è il palloncino verde, quindi vedete il rosso, istantaneamente tac, si concretizza la realtà che di là c'è il palloncino verde. Mi sembra chiaro? Voi dite: beh, Master, questo ci sembra una cosa talmente banale che cosa significa? Attenzione, adesso complichiamo un po' di più l'esperimento, così ci avviciniamo poi a quello che invece viene fatto con le particelle. In una scatola metteremo due palloncini, uno rosso e uno verde. Nell'altra scatola faremo la stessa cosa, due palloncini, uno rosso e uno verde. Mischiamo le scatole, va bene, ok, questo poi è relativo. Aprite una scatola, con un ago dovete pungere uno dei due palloncini, quindi dovete bucare, bucherete o quello rosso o quello verde. Poniamo che voi bucate il palloncino rosso, pronti via, pum,
Istantaneamente nell'altra scatola si è bucato anche lo stesso palloncino rosso, anche senza guardare. Questo avviene nelle particelle, è l'esempio. Voi bucando il palloncino rosso qui, siccome le due scatole sono correlate, poniamo, anche il palloncino rosso dell'altra scatola istantaneamente scoppia. Non avete bisogno di andare a vedere, è così. Se, viceversa, se bucate quello verde, anche di là scoppia quello verde istantaneamente. A qualsiasi distanza metterete le scatole, anche agli antipodi dell'universo, questa cosa avverrà sempre. Questo è un esempio con le scatole, ma con le particelle avviene proprio così. Quando le particelle sono correlate e quindi hanno dei vari stati, voi le separate, però ogni particella può avere vari stati diversi, no? Ma voi ogni volta che andrete a vedere una particella, quindi verificate un suo stato, questo stesso stato si verificherà anche nell'altra particella, a qualunque distanza si trova. A qualunque distanza si trova, questa è la cosa sconvolgente. Uno dice: come fa l'altra particella a sapere che noi qui sulla Terra abbiamo rilevato un suo stato e l'altra particella che sta magari nella galassia di Andromeda istantaneamente fa la stessa cosa? Gli scienziati erano sconvolti, cioè è stato verificato che di fatto avviene così, perché l'hanno verificato in laboratorio con distanze non diciamo enormi, però anche a distanze piccole, distanze anche più grandi, che comunque lì si può quantificare a distanza, si vedeva che avveniva esattamente questo. Ora, la spiegazione di questo fenomeno è qui che ci porta a dei risultati sconvolgenti. Uno scienziato famoso, David Bohm, arriva a una conclusione che se ci pensate bene, se ci pensate bene, è l'unica possibile, perché se no non ce ne sono altre. Lui disse: sì, noi vediamo queste cose che avvengono fra distanze di spazio immense in questa nostra realtà, ma secondo lui c'era una realtà nascosta sotto, ancora molto molto nascosta, che noi non siamo in grado di individuare, forse nemmeno di concepire, dove il concetto di spazio e di tempo in quella realtà sotto nascosta non esistono, non c'è spazio, non c'è tempo, tutto è lì, tutto in uno. Quindi le due particelle che noi in questa realtà, dove c'è stato, diciamo, abbiamo una manifestazione dello spazio-tempo emergente, ma che non c'è nella realtà sottostante, noi nella nostra realtà, siccome siamo immersi nello spazio e nel tempo, vediamo, diciamo, realizziamo che le particelle sono distanziate da miliardi di anni luce, ma nella realtà sottostante le due particelle sono semplicemente già lì, sono già unite. Ed è quello, è lì che quando noi mandiamo il segnale avviene istantaneamente, perché sono già unite, non sono distante miliardi di anni luce, lo sono nella nostra realtà di spazio, ma non in quella sottostante. Ecco la grande intuizione. C'è un'immagine bellissima che spesso si vede nei video così di fisica quantistica, nelle lezioni che fanno, che per spiegare bene questo concetto, questo esempio lo fece David Bohm. C'è un acquario, no? Dove dentro c'è un pesce, no? C'è un pesce, uno solo. Il pesce è lì e ci sono due telecamere che lo inquadrano. Una telecamera lo inquadra dal davanti e un'altra telecamera lo inquadra di lato. Quindi sono due visioni diverse, ok? Poniamo che uno spettatore sia posto davanti alla telecamera che lo inquadra di fronte e si trova a Roma. L'altro spettatore che vede la telecamera che lo inquadra di lato si trova a Milano, ad esempio. Ok? Quindi sono separati come distanza, però hanno due visioni diverse. Se il pesce si gira, ambedue vedono che il pesce si gira, ma in realtà, pur avendo una visione diversa e vedendo due eventi diversi, è lo stesso pesce che si gira e quindi ambedue gli schermi istantaneamente fanno la stessa cosa. E ci pensate, è un esempio banale, ma che mi fa capire come il pesce è sempre uno, non sono due. Quindi le due particelle che noi pensiamo siano separate da miliardi di anni luce di distanza, che sono separate, in realtà sono la stessa cosa. Sono sempre lì, ecco perché quando agiamo sulla particella cambia istantaneamente, perché è sempre quella. In questa realtà sottostante il tutto è raccolto in uno. Ecco che da qui poi emergono dei concetti
veramente eccezionali, concetti che poi se vogliamo, poi certi fisici citano esempi di antiche, diciamo, filosofie anche indiane, dove proprio il concetto dell'uno in tutto era già riportato, no? Che se vogliamo adesso ci può essere anche questa possibile spiegazione. Se considerate che l'universo è davvero nato da un puntino ultramicroscopico dove tutto era lì dentro, uno potrebbe anche pensare che quantomeno anche se poi questo universo si è espanso, avendo una regione unica, è tutto collegato. Però nell'espansione si sono verificati poi sono emerse delle realtà, come lo spazio e il tempo, che sono adesso presenti nel nostro universo, ma che nella realtà più profonda, quella nascosta, non esistono. Ok? Questa spiegazione qui dell'entanglement può anche aiutarci sul fatto che nei buchi neri l'informazione, qualsiasi cosa finisce dentro, non è persa completamente, proprio grazie all'entanglement, per questa unione che non finirà mai tra tutte le particelle e tutto quello che esiste. Se quindi l'informazione può essere recuperata, sempre e comunque, quantomeno a livello di principio teorico, significa che tutto quello che esiste o che è esistito o che esisterà non è mai perso, si può sempre recuperare in qualche modo e recuperando l'informazione si può ricostruire una certa realtà. Faccio un esempio, se un esempio banale, noi abbiamo, diciamo, il testo di una lettera che se uno lo legge capisce tutto il senso della lettera, ok? Se questa lettera però viene stracciata in mille pezzettini, poi viene dispersa nell'aria, non siamo più in grado di capire. Chiunque, diciamo, che vorrebbe leggere questa lettera direbbe: non posso sapere cosa conteneva la lettera, tutti i pezzettini sono dispersi in mille pezzi, non lo so. Ma i mille pezzi sono dispersi, ma non sono distrutti, ci sono. Se in qualche modo, in linea di principio, noi tutti questi mille pezzi li potessimo recuperare e uno a uno, tramite uno, come il puzzle, no? Tramite uno ricomponiamo quello, ricomponiamo l'altro, la lettera si ricomporrebbe e noi avremo di nuovo la lettera. Questo vale in linea di principio per tutto ciò che esiste. Ecco perché in un futuro immanente, se un computer di una potenza infinita, usando anche la potenza dei buchi neri, con dei computer quantistici, no? Che fanno dei calcoli quasi infiniti, con la potenza di un buco nero, che è praticamente infinita, si potrebbe calcolare tutto il computabile esistente dell'universo, esistito, che esiste o che esisterà, e ricreare tutto. Cioè, se ci fosse questa forma di supercomputer universale, di potenza praticamente infinita, si potrebbe ricreare tutto. Anche questo universo, altri universi, io, voi, noi, le formiche, le piattole. Tutto potrebbe essere ricreato esattamente com'era. E quindi questo presuppone anche che i morti, tutti quelli che moriranno, potranno essere di nuovo risorti. Non sappiamo in quale realtà poi vengono implementati, non lo sappiamo. Ma questo è possibile. E il fenomeno dell'entanglement è solamente un fenomeno della fisica che a livello teorico può rendere possibile queste cose. Naturalmente stiamo andando diciamo, in concetti enormi. Però pensate un attimo quando l'uomo, nei primi tempi della sua vita, l'uomo primitivo, con il suo primo barlume di intelligenza riuscì forse a creare con un osso una specie di arma, cioè un barlume di intelligenza ha fatto una creazione, ha creato un'arma per colpire gli animali, per difendersi, no? È un atto creativo intelligente. Ecco, da quel momento lì, dall'uomo con la clava, siamo andati sulla Luna e ora abbiamo concezioni, come vedete, dell'universo e conoscenze dell'universo, delle microparticelle immenso, che rispetto all'uomo primitivo c'è un salto enorme. Ma pensate da adesso fino in avanti dove arriverà la conoscenza, quindi tutto sarà possibile. Tutto quello che è computabile si può riprodurre, il non computabile, l'infinito, quello no. Ma siccome l'universo è finito, voi siete finiti e tutto è quantificabile a livello matematico computabile, in linea di principio, con energia sufficiente, conoscenze sufficienti, si può ricreare. Forse questo universo stesso è già stato creato in questo modo, da precedenti conoscenze, no? C'è il famoso discorso di universi simulati, universo olografico. Qui si sta a un altro problema, nel senso che comunque un inizio dovrà esserci, anche ammesso che tutto questo è stato creato da un atto creatore, che sia un
computer un dio, rimane il problema di chi ha creato il creatore o il computer. Ecco, questo è veramente un punto dove né la filosofia né la fisica stessa sono riusciti a risolvere. Questo veramente è proprio la madre di tutte le domande, questa qui, ok? Comunque io vi ringrazio, spero di avervi dato uno spunto per delle riflessioni. Andate a approfondire queste cose, gli argomenti ne troverete tantissimi in rete sull'entanglement, queste cose qui. E quindi io vi ringrazio e, come dico sempre, non mollate mai. Al top!